Un saluto a tutti i videoascoltatori d'Italia Medievale. Oggi abbiamo il piacere di presentare un interessantissimo volume dal titolo Studi sull'Italia Bizantina di Vera von Falkenhausen, e qua mi perdonerà la professoressa la mia pronuncia pessima, e appena pubblicato da Viella, che contiene una ricca quantità di saggi, ma io non voglio rubare altro tempo alla professoressa e lascio subito a lei il compito di raccontarci cosa troviamo in questo interessante volume. Prego, a lei, professoressa. Ah, sì, molte grazie. Allora, si tratta di una raccolta di articoli scritti tra gli anni 1973 e 2021 che riguardano innanzitutto l'Italia meridionale bizantina. E ho scelto articoli anche sotto l'aspetto che almeno alcuni di questi articoli sono usciti in luoghi non facilmente trovabili, diciamo, uno è stato pubblicato in un convegno in Grecia, due altri in convegni nell'Italia meridionale, e allora pensavo che valeva la pena di ripubblicarli. Sono articoli, la maggior parte degli articoli è scritto in italiano, sono due in inglese, uno in francese e uno molto breve in tedesco. Il primo articolo che aveva originariamente scritto in tedesco era molto lungo, allora la Viella era un po' scettica. Allora una mia amica l'ha tradotto in italiano e io l'ho aggiornato un po' come una seconda edizione. Ho scelto argomenti che riguardano un po' vari aspetti del dominio bizantino nell'Italia meridionale. Innanzitutto ho cominciato con le città, questo è un lungo articolo, le città, le capitali di provincia, i porti, perché era molto importante il collegamento con Costantinopoli, e poi anche le nuove fondazioni di città, secondo le necessità, diciamo anche belliche, diciamo il ritiro delle città verso l'interno, e allora questo è innanzitutto il primo articolo è dedicato alle città in generale, e l'unico articolo che riguarda anche un po' l'Italia settentrionale bizantina, perché parlo anche di Ravenna. Poi sono articoli dedicati particolari alle città, a Reggio, capitale della Calabria bizantina, a Siracusa, capitale della Sicilia bizantina, a Bari, capitale della Puglia bizantina, del Catepanato d'Italia, e poi un breve articolo in tedesco su Lucera, una cittadina un po' ai confini dei domini bizantini, per dimostrare un po' la politica, diciamo, fuori dei posti più bizantini, direi, della zona. C'è un articolo che riguarda la lingua greco e latino, dove si parlava
e quando il greco e dove si parlava il latino e dove si mescolavano le due lingue. Poi un articolo su che cosa? Sulle vie, quello è in francese, la rete di comunicazione e anche i porti, sempre in collegamento con Costantinopoli. Poi c'è un articolo. Sì, alcuni articoli riguardano anche aspetti religiosi, e cioè un articolo è dedicato alla vita di San Nilo, che era un grande santo della Calabria, un altro riguarda i rapporti di Monte Cassino, il monastero più importante latino dell'Italia meridionale, con Costantinopoli e con le autorità bizantine sul luogo, e uno sugli ebrei nell'Italia bizantina. Allora, questo credo che siano tutti. No, non è poca roba, insomma, eh. Diciamo che poi l'Italia bizantina è qualcosa che dura tantissimo, perché tra conquiste, sconfitte, perdite, recuperi, si va praticamente dal 476 fino al 1070, 1071. Sì, allora la maggior parte, diciamo, il peso del volume è piuttosto sul periodo dal IX all'XI secolo, perché, come ho detto, soltanto nel primo articolo ho trattato anche Ravenna e i rapporti tra Ravenna e Bisanzio. Sì, devo anche dire che, visto che alcuni articoli sono usciti tanti anni fa, per ogni articolo ho fatto un scriptum con un po' di bibliografia più recente. Ho fatto una nota quando ho cambiato idea o quando ho trovato un errore, e quando una fonte che ho citato ormai è citata, è uscito in una nuova edizione critica, ho cercato di mettere la nuova edizione critica. Diciamo, per ogni articolo è mezza pagina o una pagina o anche un po' di più di aggiornamento. Quindi un libro molto aggiornato sugli studi bizantini, che sono, sì, ce n'è, per carità, ci sono anche tante realtà interessanti in Italia, c'è l'Associazione Italiana di Studi Bizantini, di cui credo lei è presidente, No, 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 sono onoraria, onoraria, presidente onoraria, però. Non è molto trattata, cioè ultimamente vanno più di moda i longobardi dei bizantini, diciamola così. sì, ha ragione. Anche dei Longobardi parlerò un po', ma innanzitutto nell'articolo su Monte Cassino, o anche in quello su Bari, e in quello su Lucera, ma sempre dal punto di vista bizantino. Sì. Quindi io direi che la cosa migliore da fare è ricordare il titolo e consigliare a tutti di acquistare questo interessante volume. Allora la fiera sarà molto contenta. Sì, lo so, ne presentiamo tanti di Viella, ma anche perché Viella ne produce tanti, quindi è sicuramente una tra le case editrici più attente al periodo che interessa a noi, no? Noi siamo Italia medievale, quindi. L'idea di fare questa raccolta non era mia, ma professor Di Branco e del suo allievo Luca Farina,
E loro due hanno aiutato molto anche per la presentazione degli indici, eccetera. E erano di grande aiuto. Infatti, una cosa che non ho detto all'inizio è che il libro è curato da Marco Di Branco e da Luca Farina, quindi Per esempio, questi lavori redazionali, per articoli scritti in varie lingue e poi in vari tempi, creano problemi perché in ogni lingua il nome greco è trascritto in modo diverso. Allora si deve trovare un modo di procedere per l'indice. Noi abbiamo fatto un indice soltanto in italiano e la gente deve trovare il nome italiano di uno che appare nell'articolo inglese in un'altra forma. Quindi un testo di grande interesse, di cui il titolo è Studi sull'Italia bizantina, di Sì. Vera von Falkenstein. House. Falkenstein, mi aiuti lei con questo cognome Sì, che è mi prende. un cognome impossibile, sì. No, no, sono io che ci provo da giorni, ma ancora non riesco a memorizzarlo nel modo giusto. È un volume appena pubblicato da Viella di 404 pagine, quindi bello corposo. È un volume che per tutti gli appassionati, ma anche per i curiosi di quello che è stata l'Italia bizantina, non può mancare sugli scaffali. Quindi correte a comprarlo assolutamente. Allora, la Biella sarà contenta, vi ringrazio. Io spero che sia contenta anche lei. Ah sì, certo. E quindi io la ringrazio, ricordo a tutti i nostri videoascoltatori di continuare a seguirci sul nostro sito www.italiamedievale.org e sul nostro canale YouTube e arrivederci alla prossima videopresentazione. Grazie ancora, E professore. quale sarà il prossimo volume che presenterà o non lo sa ancora? Non lo so ancora, ce n'è. Ma noi cerchiamo di stare sempre sulle novità editoriali, Sì. quindi curiamo tutti gli editori che pubblicano testi e volumi dedicati al Medioevo e ogni volta che ce n'è qualcuno invitiamo l'autore. Poi non tutti accettano di presentarlo con questo sistema, ma è un sistema comodo perché non è impegnativo, non obbliga un lavoro in presenza che comporta una sede, un posto, gli spostamenti, le trasferte, le cose, e poi soprattutto rimane visibile per chiunque è interessato. La ringrazio e Okay. sì, arrivederci. Arrivederci alla prossima. Axere